Un attacco russo contro un ospedale nella città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, è stato condannato dal sindaco locale come nient'altro che cinico terrorismo da parte delle truppe russe. Scioccanti le immagini dei vigili del fuoco che stanno affrontando un incendio in ospedale e un cratere lasciato dall'attacco. I bombardamenti russi continuano anche sulla città di Bakhmut, in prima linea a Donetsk. Le immagini mostrano case in fiamme, mentre il fuoco dell'artiglieria scuote l'area, provocando la fuga di molti residenti. Verso nord, a Kharkiv, la principale preoccupazione dei locali è quella di sfamarsi. Alcune persone si mettono in fila nella seconda città dell'Ucraina per trovare aiuti alimentari. Corrono il rischio di radunarsi all'aperto in un'area dove possono essere presi di mira dal fuoco dell'artiglieria russa. Le persone non pensano a cosa potrebbe loro succedere. Vogliono solo il cibo. Anche quando ci sono bombardamenti nelle vicinanze, nessuno se ne va. Nel frattempo, in seguito al danneggiamento del ponte principale di Kherson da parte dei bombardamenti ucraini per tagliare fuori le truppe russe, i filmati della TV di Stato russa mostrano quello che si dice sia un traghetto utilizzato per aiutare la gente del posto ad attraversare il fiume Dnieper.